In quel tempo fu emanato un editto da Cesare Augusto per il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo che ebbe luogo quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi iscrivere, ciascuno nella propria città, ed anche Giuseppe salì dalla Galilea, dalla città di Nazareth, per recarsi in Giudea, nella città di Davide, chiamata Betlem, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi iscrivere insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Or, mentre si trovavano là, si compirono i giorni in cui ella doveva avere il bambino, e diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo adagiò in una mangiatoia, perché all'albergo per loro non c'era posto. Vi erano in quella medesima regione dei pastori che pernottavano in mezzo ai campi per far la guardia al proprio gregge. Ora un angelo del Signore apparve loro e la gloria del Signore li avvolse di luce, sicché furono presi da un grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi porto una lieta novella che sarà di grande gioia per tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore che è Cristo Signore. Questo vi servirà di segno. Voi troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia». Poi subito si unì all'angelo una moltitudine della milizia celeste che lodava il Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà».